Sono Paolo Bianchessi, tecnico della sezione arti marziali del gruppo sportivo dei Carabinieri. Oggi qui siamo qua a rappresentare non solo l'arma dei Carabinieri ma anche tutte le forze armate che sono presenti sul territorio, non solo per la difesa della popolazione ma anche come sport. Sport come veicolo comunque di pace ma anche di benessere. E vogliamo appunto questa giornata non solo per far conoscere i nostri sport, oggi sono qui in veste di judoka, ma anche per conoscere tutte le discipline e dare la possibilità a tutti i ragazzi di provarle. E quindi per questo ringraziamo non solo le forze armate ma anche lo Stato che ci danno la possibilità di praticare gli sport e di trasmetterlo anche alle nuove generazioni. Io è stata una casualità, uno sport nei primi anni 80 che ho voluto provare inizialmente per gioco, mi era stato consigliato e da lì non ho più abbandonato questa disciplina che mi ha dato tante soddisfazioni. L'obiettivo è stato quello di raggiungere l'Olimpiade, l'ho raggiunta ad Atene classificandomi al quinto posto, purtroppo a un passo dalla medaglia. E poi ho avuto l'opportunità intanto a 18 anni di far parte dell'Arma dei Carabinieri che mi ha sempre sostenuto e supportato e mi ha permesso di raggiungere questi importanti traguardi. E poi anche in veste di tecnico nazionale della FILCAM e alle Olimpiadi di Rio 2016 ho avuto la fortuna di seguire Fabio Basile dell'Esercito che ha vinto la 200ª medaglia d'oro. Quindi devo ringraziare veramente i Carabinieri e le Forze Armate per questa bellissima opportunità. Sono il soldato Clara Tasca e faccio atletica leggera. E faccio parte del centro sportivo olimpico dell'esercito. Ho avuto un bronzo nei 3000 siepi ai campionati italiani, e un vicecampionessa italiana nella mezza maratona, e vari titoli regionali e anche un minimo europeo. Come è cominciato? E a 10 anni per strada ho visto dei ragazzi che si allenavano e ho voluto intraprendere questa strada e piano piano col tempo mi sono appassionata a questo sport. Aviere Capo Porrega Domenico del Centro Sportivo dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle e pratico uno sport multidisciplinare che è il pentathlon moderno. L'aeronautica militare e in generale le forze armate sono con frequenza sul campo dei eventi sportivi come questo per educare e istruire i giovani e una testimonianza che tutte le forze armate prestano particolarmente in importanza a tutta la forma fisica del personale militare. Ho partecipato a diverse competizioni internazionali, sono stato tra i primi del rank mondiale, ho partecipato ai campionati mondiali e adesso siamo in una fase di transizione di vacanza aspettando l'anno olimpico. Sono il sottocapo Anastasia e faccio parte del gruppo sportivo della Marina Militare. Nel mio caso e nel caso del gruppo sportivo diciamo che è molto attiva e presente, ci sostiene durante le competizioni, durante gli allenamenti, ci fornisce uno staff completo di tecnici formati professionalmente, fisioterapisti, quindi è molto presente. La prevenzione della salute e l'attività fisica è parte integrante delle forze armate.